holding on to you. Bella a tutti ragazzi, qui è Giù 3Santa, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 76 con la carriera allenatore con il Napoli. In questo video andremo a giocare le partite più importanti di tutta quanta la stagione, ovvero la finale di Coppa Italia contro la Juventus e la finale di Champions League contro il Barcellona. Vi ricordo ragazzi che questa qui è la classifica, levo anche la webcam per farvi vedere i 100 punti raggiunti quest'anno, con 31 vittorie, 7 pareggi e 0 sconfitte. E avete già capito quindi che queste due partite che andremo a giocare sono fondamentali, perché se riusciamo a portare a casa anche la Coppa Italia e la Champions League, riusciremo a fare il tanto ambito triplete, cosa che non sono mai riuscito a fare in questi 4 anni di carriera. Purtroppo però le due partite, come avete visto, sono attaccate, ovvero mercoledì Juventus e sabato Barcellona, due giorni di riposo. Questa cosa non mi piace per niente, eh? È una cosa che nella realtà non potrà mai accadere, due finali nel giro di 3 giorni non si sono mai viste, soprattutto due finali così importanti. Per questo dobbiamo un attimo gestire la rosa. Questa qui è la squadra che ho preparato per la finale di Coppa Italia. Ho lasciato fuori giocatori come Verratti, come Rakitic, come Messi e come Jordi Alba. Cercherò di portare quindi due formazioni equilibrate e non fare riserve da una parte e titolari dall'altra. Andiamo quindi a questo punto a giocare la prima finale contro la Juventus. Ho già perso una finale di Coppa Italia contro la Juventus 2-1 con doppietta di Higuain. Speriamo che adesso vada diversamente. Questa qui è la squadra, signore, noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo allo stadio olimpico, le squadre sono in campo. Inquadrato il nostro caro amico Neymar, inizia adesso Napoli-Juventus. Neymar allarga per Barreca, subito di prima Zielinski, 1-2, bellissimo, incrocia col sinistro Zielinski e palla fuori di poco. Intanto Zaza con la numero 10, mi è venuto un brivido addosso appena l'ho visto. Ancora la Juventus con Zaza, Zuma, perché mi fai queste cose? Occhio Zaza, stiamo attenti, Zaza punta l'avversario, la finta, appoggia per Marrone, 1-1, 1-0. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Insigne diventa buona per Cagliacona, appoggia perché sì, è buona che sì, prova dalla distanza, che sì col destro e la paratona di Neto. Neymar diventa buona per Zielinski, che sbaglia, ma c'è Neymar, è ancora buona, Zielinski a terra infortunato. Insigne, che sì, diventa buona di prima, Belotti di tacco per Insigne col destro. Insigne, che azione ragazzi, che azione, prendi questo pallone Insigne, Capriola è 1-1. Bellissimo il colpo di tacco, da rivedere assolutamente, mamma mia, bellissimo. E poi Insigne non sbaglia. Su Zielinski non mi hanno detto niente, quindi in teoria è tutto ok. Eh no ragazzi, Zielinski è infortunato, alla croce. Io non voglio rischiarlo e quindi dentro Gallo. Gallo in una finale di Coppa Italia, per favore non mi deludere Gallo. E speriamo che Zielinski riesca a giocare la partita contro il Barça. Che sì, diventa buona per Conti, appoggia per Belotti, dentro per Conti, fino in fondo, allarga dall'altro lato per Cagliacon, per favore Cagliacon, incrocia con il destro Cagliacon. Mamma mia signori, ci saluta così Cagliacon, ci saluta così. Come voi sapete si è già accordato con il Villarreal e ci saluta in questo modo. 2-1. Non è ancora finita però, Lemina, stiamo attenti, Lemina alla finta, siete in due Gallo, eccolo qui con il numero 14, l'erede di Mertens, anche se con un altro ruolo ovviamente. Insigne appoggia per Belotti, allarga dall'altro lato per Neymar, adesso per Belotti, Belotti la mette giù, Belotti è chiusa, è chiusa. Con 3 gol bellissimi la chiudiamo così, con un piccolo spavento all'inizio. Insigne, Cagliacon, Belotti, 3-1. Finisce qui però ragazzi, non c'è più tempo, vinciamo 3-1, una bellissima partita con una bellissima rimonta. Le lacrime dei giocatori della Juventus e noi, se non sbaglio, andiamo a conquistare la terza Coppa Italia di questa carriera. Se non sbaglio la terza, anzi no, è la seconda forse, o la seconda o la terza, non mi ricordo. L'importante è comunque che ce l'abbiamo fatta e adesso andiamoci a vedere l'alzata della Coppa da parte di Rugani. Olè, grande Rugani. E possiamo andare a questo punto avanti nel calendario. Sono molto preoccupato sia per le condizioni di Zielinski, questo qui intanto è tutto quanto il cammino che abbiamo fatto, abbiamo battuto Empoli, Lazio, Roma e Juventus in finale. Stavo dicendo, sono molto preoccupato per Zielinski perché io volevo fargli giocare anche la finale di Champions. Zielinski è fondamentale per noi e volevo farlo giocare, però dobbiamo vedere un po'. Giocatore infortunato, premio torneo intanto 5 milioni e 8, 3 settimane di distorsione alla caviglia per Zielinski che salta alla finale di Champions. E questo non ci voleva, questo non ci voleva proprio. A questo punto
andiamo avanti nel calendario perché abbiamo ancora 2 giorni per poter recuperare un po' le energie. No! Il fenomeno vuole giocare! È uno scherzo! È rimasto sorpreso di non vedere il suo nome tra i titolari! Voglio scendere in campo dall'inizio! È impossibile! No, non me lo puoi aver chiesto veramente! Mi chiedi di giocare la finale di Champions! Siamo tutti stanchi però, mamma mia ragazzi, mamma mia! Allora, Milik Belotti, Messi Callejon! Ciao Callejon, è stato bellissimo averti con te in questi 4 anni! Jordi Alba Barreca, a questo punto fuori Zielinski, dentro Verratti e dentro Rakitic, fuori che sì, Insigne è stanco. Sia Insigne sia Neymar sono stanchi. E quindi fuori Insigne, dentro il fenomeno. E io me la gioco così. Io penso di essere l'unico al mondo ad accontentare lui in una finale di Champions. Come capitano però non mi piace Rugani. Vorrei mettere Messi come capitano. E sapete perché ragazzi? Perché io ho promesso a Messi la Champions. Perché quando Messi ha giocato l'ultima partita con la maglia del Barcellona, era Napoli-Barcellona finale di Champions. E io ho battuto Messi in finale e gli ho tolto, diciamo, la Champions. Quindi quando è venuto con noi io gli ho promesso appunto un'altra Champions. E sarà proprio contro il Barcellona, come 2 anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo. Qua gli anni passano come se fossero giorni. Comunque, queste qui sono le divise, questa qui è la formazione. Noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo. Anzi, stanno entrando in campo. Siamo all'Allianz Arena. Eccoli qui, i nostri 11 eroi, i nostri 11 giocatori. Con Messi capitano, inquadrato Martial, forse, eh? Sì, Martial nel Barcellona. E inizia adesso Barcellona-Napoli. Busquets allarga dall'altro lato per Sergi Roberto. Attenzione, Sergi Roberto, palla dentro! È fuori di pochissimo. Ragazzi, dai, concentrati, per favore. Non mi sbagliate questa partita. Cerchiamo di giocare al meglio. Ancora il Barcellona. Stiamo giocando male. Mamma mia, tutto di prima. Che bella azione! È parata di Donnarumma. Non so che dire, ragazzi. 43 minuti in cui c'è stato solo il Barça. Non abbiamo giocato noi. Fallo anche. Possesso palla 67, Barça 33, Napoli. Occhio, Martial, palla dentro Donnarumma, esce e la blocca. 3 di recupero, riusciamo a fare un contropiede? No, perché c'è solo il fenomeno che la protegge bene, appoggia per Verratti. Forse c'è fallo, vero? Sì. Me la fai fare, arbitro, se batto veloce, per favore? No, grazie arbitro, fine primo tempo. Non ci siamo ragazzi, non ci siamo proprio. Se continuiamo così non la vinciamo questa partita. Martial, stiamo attenti. Martial, ancora che avanza, contro Conti. Mamma mia, non sta capendo niente Conti in questa partita. Occhio, Andre Gomez, la finta Donnarumma, poi sulla respinta Suarez, 1-0 Barça. Cambi, cambi, perché ho messo il fenomeno? Perché? Chi se ne frega? Chi se ne frega del fenomeno? Cioè, con tutto il rispetto, dentro Insigne, ho Belotti, però non posso sbilanciarmi, non posso togliere uno tra Zuma e Rugani e mettere anche Belotti, o anche Callejon. Per il momento andiamo così. Neymar diventa buona per Messi, girati bene Messi, appoggia indietro, con calma, adesso bisogna iniziare a giocare. Neymar diventa buona per Insigne, subito per Milik, allarga dall'altro lato per Verratti, dentro per Milik, non ci arriva, però ancora buona, Rakitic la mette giù, prova il sinistro Rakitic, mamma mia, 1-1 dopo 56 minuti, al primo affondo. Che tiro ragazzi di Rakitic, anche lui ci saluta così, perché è uno di quelli che forse è in partenza. Incredibile, grandissimo Rakitic, primo volo in Champions per te, è 1-1. Per fortuna che non ho messo Belotti, altrimenti eravamo tutti sbilanciati. Con ancora 30 minuti da giocare praticamente, almeno 30 minuti. Neymar diventa buona per Verratti, allarga dall'altro lato per Jordi Alba. Buona Jordi Alba, mettila dentro anche se non c'è nessuno in sé. Insigne, no! No, Lorenzo, no, come hai fatto? Come hai fatto, Insigne? Poteva essere il gol del triplete. Danilo, Busquets, il Barcellona è sbilanciato, non subiamo la destra, Nastasic, Danilo, Zuma salva tutto, occhio, Jordi Alba, spazza via, è finito. Tempi supplementari, fino alla fine, ragazzi, si soffre fino alla fine. 6 tiri per il Barça, 2 tiri per noi. Io provo a fare un azzardo, io non mi sbilancio, però tolgo Milik e metto Belotti, che è un tantino più in forma, un tantino più riposato, visto che Milik ha giocato, ovviamente. Non voglio, ragazzi, passare al 4-2-4 e trovarmi sbilanciato. Neymar recupera palla, grandissimo Neymar, fino in fondo, Neymar allarga dall'altro lato, ok, per Messi, la mette giù, Messi punta all'avversario, la finta, se la porta sul sinistro, palla dentro, è buona, Belotti, fallo bene, per Neymar, incrocia, Neymar, sulla respinta Insigne, non ci arriva, ancora in ritardo Insigne, di un secondo di ritardo Insigne, Verratti dentro per Belotti, di prima per Messi, allontana via Piquet. Ripartire il Barcellona con Martial, stiamo attenti, è velocissimo, mamma mia, non si prende, palla dentro, occhio, meno male, erano in 3, nessuno ci è arrivato, è velocissimo Martial, mamma mia. Insigne diventa buona per Messi, allarga tutto per Conti, forza.
Mazza Conte, anche se sei stremato perché le giocate tutte. Appoggia per Insigne, subito dentro per Belotti. Belotti ragiona, indietro per Verratti. Con destro Verratti, la parata di Ter Stegen. Perché l'ho fatto così male? Perché? Calcio d'angolo, ci va Rakitic, palla dentro di testa, non ci arriva nessuno. Poi rimane lì, Zuma appoggia per Neymar. Col sinistro Neymar, ancora ribattuti. Insigne con calma, prova a mettere la palla sul destro. Insigne, niente, niente. Ho provato il tiro alla Insigne, è ancora buona però. Insigne, prova a metterla dentro col sinistro. Autogol! Grazie, grazie. È il destino, ragazzi. È il destino. Forse vinciamo facciamo il triplete con il gol più brutto mai fatto nella storia delle finali di Champions. Di mano anche Busquets. Di mano. Come Maradona. L'erede di Maradona, Busquets. Finisce il primo tempo supplementare. 6 tiri a 6. Mamma mia, abbiamo recuperato i tiri. Però bisogna resistere. Difesa d'oltranza. Rakitic diventa buona per Insigne. Girati bene. Appoggia subito per Belotti. Dentro ancora per Insigne. 1-2. Bellissimo, bellissimo. Belotti fino in fondo, fino in fondo. Incrocia Belotti, la parata di Ter Stegen, poi Insigne, tiraci col destro, ancora Insigne col sinistro, ancora Ter Stegen. E stiamo giocando bene, ragazzi, abbiamo fatto un tempo supplementare fantastico. Rakitic, palla dentro, allontana via Nastasic, ma ci siamo ancora noi. Belotti la mette giù, guarda Messi, è perfetta, Messi la finta, qualcuno che scatta dentro, Neymar, Zuma! Mamma mia, di tacco Zuma, di tacco al 113esimo. Pensavo fosse Neymar lì, cosa ci fa Zuma su difesa d'oltranza al 113esimo? Non lo sappiamo. Messi comunque appoggia per Zuma, che di tacco la mette dentro. Primo gol in Champions League anche per lui. Abbiamo fatto 60 minuti bruttissimi, poi da quando abbiamo fatto l'1-1 ci siamo sbloccati. Abbiamo fatto 10 tiri a 6, mamma mia. 2 di recupero, vediamo se l'arbitro lascia continuare. No, finisce qui. Finalmente, al quarto anno siamo riusciti a fare il triplete. Abbiamo vinto tutto in questa stagione, tutto. Una Supercoppa italiana, una Supercoppa europea, una Coppa Italia, il campionato e la Champions League. 5 trofei per noi. Sono veramente contento, abbiamo costruito una squadra straordinaria che forse cambierà molto l'anno prossimo, perché Messi non è più lo stesso, ovviamente, come è giusto che sia. Callejon andrà via, Rakitic andrà via, Jordi Alba andrà via, quindi sarà un Napoli nuovo. E adesso ovviamente il nostro capitano Messi, io te l'ho promesso Messi, io te l'ho promesso. Andate a vedere uno dei primi video quando ho preso Messi, o comunque quando ho fatto la finale contro il Barcellona 2 anni fa. Ho promesso a Messi che avrebbe alzato quella coppa e così è stato. Questa è stata sicuramente la finale più bella di tutte queste che abbiamo fatto in questa carriera. Assolutamente, mi è piaciuta veramente tantissimo. Una partita molto sofferta perché il Barcellona ha giocato veramente molto bene. E questo qui quindi è tutto quanto il tabellone. Abbiamo fatto fuori Paris Saint Germain, Manchester City, Atletico Madrid e Barcellona. Uno dei cammini più difficili di sempre. Abbiamo beccato le forti già dagli ottavi. Comunque, io ragazzi, questo video lo concludo qui. Non faccio assolutamente più niente, perché voglio fare tutto quanto il calciomercato. Comunque voglio iniziare a vedere già da questi giorni che giocatori prendere, perché ovviamente possiamo già mandare delle informazioni, possiamo già richiedere informazioni già adesso che è giugno. Faremo anche gli allenamenti e quella lì è la classifica, 100 punti. Fate un bello screen, ragazzi, e taggatemi su Instagram. 100 punti. Siamo riusciti veramente a fare di tutto. Premio torneo, andiamo a vedere almeno questo, 15 milioni. E l'ultima partita, mi sento davvero in gran forma. Dunque la ringrazio, non mi hai fatto giocare, tu hai giocato una schifezza. Hai fatto la peggior partita della tua carriera. Per fortuna che ti ho tolto. Comunque, io spero, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Lo concludo però dicendo che questo forse è stato l'ultimo anno con il Napoli. Ancora non lo so. Voglio vedere un po', voglio leggere un po' tutti quanti i vostri commenti. Abbiamo degli incarichi, vediamo un po'. Paris Saint Germain non mi piace, assolutamente no. Però guarderemo nel corso di questi mesi le offerte che ci arrivano. E magari dai prossimi episodi, o anche forse ve lo lascio qui sotto in descrizione, ragazzi, un sondaggio a sorpresa. Che cosa volete? Che io cambi squadra per andare non nel Paris Saint Germain, perché non mi piace il campionato francese, ma magari squadre come il Real Madrid, Barcellona, Manchester United, Chelsea, anche magari una di queste quattro squadre. In Italia ovviamente no, e neanche il Bayern Monaco sinceramente, perché il campionato tedesco non mi piace. Quindi facciamo così, qui sotto vi lascio il sondaggio in descrizione. Volete un'altra stagione con il Napoli oppure un'eventuale stagione con Real Madrid, Barcellona, Chelsea e Manchester United? Queste qui sono le quattro squadre in cui vorrei andare, se dovessi ovviamente lasciare il mio Napoli. Ve lo lascio qui sotto in descrizione, andate a votare. Io
spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, raggiungiamo i 10.000 mi piace per questo triplete. Assolutamente. Noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi. Bella.